Buonasera a tutti. Tocca a me parlare per prima ed aprire i lavori di questa serata, perché ho avuto l'onere, ma soprattutto l'onore, di organizzare l'evento e curarne la programmazione. Di questo devo ringraziare il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo. Come pure consentitemi di ringraziare per la perfetta organizzazione e la cura dei particolari la nostra segretaria del Collegio, la signora Laura Matucci. Il ringraziamento agli ospiti e a tutte le autorità presenti in sala li lascio al Presidente, che interverrà subito dopo di noi. Io mi limiterò ad illustrare solo le cornici della serata e sottolineare che questa giornata nasce per ricordare il nostro ex presidente Enrico De Panis. Lui è stato il presidente del nostro collegio per soli 4 anni, dal 2000 al 2004, eppure ha lasciato un'eredità incolmabile e, se i presenti me lo consentono, insuperabile. Enrico con umiltà ascoltava tutti e a tutti dava risposte concrete ed esaustive. Ogni geometra si sentiva tutelato e degnamente rappresentato, qualità che lo avevano tra l'altro portato a ricoprire anche le più alte cariche della classe geometri a Roma. Fu infatti nominato consigliere dell'esecutivo. Questa sera lo vogliamo ricordare con un convegno parlando dei fondi europei, argomento molto sentito in questo particolare periodo, perché allo Stato appare uno dei pochissimi, se non l'unico canale che consente qualche boccata di ossigeno al settore edile. Al convegno di questa sera, come ben noto, oltre al Presidente della Provincia, che ringraziamo per la presenza, era prevista la partecipazione anche dei consiglieri regionali irpini, che per la convocazione straordinaria del Consiglio, che era stato già 2 volte rinviato, loro malgrado hanno dovuto declinare il nostro invito. Qualcuno ha promesso un saluto anche se in tarda serata. Tutti sapete che questa manifestazione viene ripetuta ogni biennio e ad ogni edizione abbiamo sempre abbinato un evento che ha coinvolto l'intera categoria. Siamo partiti con l'edizione del 2005 con un concorso premio indirizzato a tutti i geometri italiani e vide una larga partecipazione sia di geometri irpini sia di colleghi di altre province d'Italia. Si è proseguito poi sempre con un concorso premio, ma questa volta indirizzato non agli iscritti ma agli studenti del 5° anno degli studi tecnici per geometra dell'intera regione Campania. Si è continuato sulla stessa falsa riga coinvolgendo ancora i giovani e precisamente gli studenti delle terze medie di tutti gli istituti della provincia di Avellino. Fino all'ultima edizione, che poi si è svolta con un convegno simile a questo, sul tema degli usi civici. Devo dire che tutte le manifestazioni hanno sempre suscitato interesse e coinvolgimento, come del resto anche questa sera, dove si vede una larghissima partecipazione di colleghi. Ebbene sì, questo è il modo con cui ci piace ricordare Enrico. Questo è stato il suo insegnamento che ha trasmesso a me, ma penso a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Grazie ancora, Enrico. La serata proseguirà con la presentazione dei nuovi iscritti, i geometri che dovranno essere il futuro della nostra categoria e ai quali verrà consegnata una pergamena ricordo. A seguire premieremo i colleghi che hanno superato i 35 anni di iscrizione, per continuare con il conferimento del titolo di senatore del collegio ai geometri che hanno superato 50 anni di iscrizione
e che hanno dato lustro al nostro collegio e all'intera categoria. A loro verrà consegnata una targa ricordo. A questo punto mi fermo, ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al Presidente Gennaro Prevede per i dovuti ringraziamenti. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza sempre numerosa a testimonianza che il nostro operato va nella direzione giusta, e questo è molto gratificante per noi e ci spronerà per fare ancora meglio nell'interesse della categoria. Giustamente diceva Fabrizio, avevamo in programma i consiglieri regionali, dovrebbe venire il dottor Iannace e il collega Vincenzo Lari, però non vedo, quando vengono li salutiamo. Saluto e ringrazio il Presidente della Provincia Domenico Gambacorta, nonché il Sindaco di Ariano Irpino. Ringrazio vivamente la Cassa e il Consiglio Nazionale e GeoWeb per la gentile collaborazione che ci hanno offerti. Ringrazio per la presenza il Vicepresidente del CNG Antonio Benvenu e Ezio Piantedosi, Segretario del Consiglio Nazionale. Saluto gli amici dei collegi campani, in fondo sta Caserta e Salerno. Purtroppo Benevento non è presente in quanto ieri ha avuto un problema e quindi è ricoverato in ospedale. Ringrazio anche il consiglio direttivo che ho l'onore di rappresentare, nonché la segretaria del collegio, perché hanno una santa pazienza a sopportarmi. Per chiudere i saluti ringrazio a nome di tutta la categoria della famiglia di Enrico, la signora Valentina, Michele e Titti che non vedo, che con la loro presenza, oltre a testimoniare l'amore e l'affetto per il marito e il genitore, dimostrano quanto bene vogliono a questa categoria. Giustamente Fabrizio ha ricordato Enrico, di quell'avventura iniziata nel 2000, a dire la verità il consiglio sono rimasto solo io, oltre a Ezio che ha spiccato il volo, e in sala c'è Massimo Ricciardi e il Presidente Onorario Romeo Tenore. Quindi ho vissuto direttamente quella esperienza. A dire la verità, quando fu eletto il collegio cambiò radicalmente da una amministrazione statica, si passò a un'amministrazione dinamica. Ogni consigliere aveva il suo ruolo preciso, le problematiche venivano affrontate con una certa serietà e soprattutto venivano risolte. Se voi vi ricordate, colleghi 35enni, le problematiche col catasto in quegli anni, che ci volevano anni per avere qualcosa di concreto, di approvazione. Noi non, con Enrico non si scrive più. Andavamo noi al cadastro, io ricordo personalmente alcuni incontri con i funzionari, e quindi si risolvevano i problemi seriamente, non a chiacchiere. Gli ottimi rapporti instaurati con il genio civile che ci ha consentito in quegli anni di operare con una certa tranquillità. Poi politicamente ci fu un risveglio a livello campano e oltre. A livello campano gli amministratori, gli altri colleghi consiglieri e presidenti si sedevano, si discuteva, si affrontavano i problemi della categoria e si decideva anche le strategie politiche da portare avanti. Come giustamente diceva Fabrizio, Enrico fu eletto membro del consiglio direttivo della Cassa, e a mente chiedevo a Ezio, che è stato l'unico collega irpino a entrare in quel ruolo. Due o tre cose che abbiamo fatto in quegli anni vanno ricordate sicuramente. Ricordate voi che mandavamo le famose circolari e il famoso bollettino bimestrale in Giove del Pino, quante volte ci è stato chiesto perché non lo mandate, perché così, perché... Il discorso qual era? Era che iniziava a viaggiare ai tempi della luce, alla velocità della luce, e quindi
studiamo un sistema assieme all'amico Federico Minucci di fare il sito internet. Ci riuscimmo, a dire la verità, e fu uno dei primi collegi in Italia a proporre questa soluzione. Oggi vediamo quel lavoro fatto con un solo numero, abbiamo circa 150.000 visite all'anno, raggiungiamo i colleghi con le notizie inerenti alla professione, alla categoria, al tutto in tempo reale, non solo in provincia di Avellino ma in tutta Italia. Prima Ezio, poi Donino, che mi hanno preceduto come presidente, abbiamo percorso la stessa strada intrapresa 15 anni fa, mettendoci a disposizione della categoria, affrontando e risolvere le problematiche che vengono poste, fornendo informazioni in tempo reale e negli ultimi anni accelerando sulla formazione ormai resa obbligatoria dalla legge. Alcuni numeri anche sulla formazione che noi ci stiamo battendo a spada tratta. Alcuni anni fa abbiamo progettato la piattaforma e-learning per la formazione a distanza, che è presente sul nostro sito. Questo perché? Per evitare ulteriori costi ai colleghi per la formazione. Sapete che ogni evento che viene fatto, insomma, comunque richiede in termini di investimento monetario. Noi come consiglieri ci siamo sacrificati, con l'aiuto sempre dell'architetto Minucci, a fare sta cosa e a mettere a riempirla noi come giovani, quindi usando lo stesso linguaggio che terra terra per intenderci. E abbiamo iscritto a questa piattaforma qualcosa come 5.000 colleghi. 5.000 colleghi, non è che siamo tutti di Avellino, attenzione, Avellino siamo 1.000-1.100, il che significa che un buon 4.000 e qualcosa ci seguono da tutta Italia. E questo ci fa enormemente piacere. Ma a titolo di cronaca, l'altro, vi racconto questa aneddoto, l'altro giorno è venuto un collega da Venezia a fare l'esame sulla certificazione energetica. È venuto da Venezia, è partito di mattina, ha fatto l'esame e se n'è andato. Immaginate la spesa che ha sostenuto, e ci ha fatto dei complimenti che io sono rimasto scioccato, insomma. Quindi c'è questo da Venezia, perché a Venezia un corso del genere costa 700-800 euro, quindi noi sta poche centinaia di euro. Quest'anno, il 2015, abbiamo fatto qualcosa come 13 eventi tra convegni e seminari, affrontando tematiche all'ordine del giorno, cioè quello che quotidianamente noi viviamo come professionisti, tipo i rifiuti in edilizia, che oggi purtroppo bisogna allegare una famosa scheda quando si presenta qualcosa al comune per essere autorizzati. La nuova certificazione APE, vi ricordavate che tra settembre e ottobre, dal 1 ottobre praticamente è cambiato tutto radicalmente, abbiamo dovuto triplicare l'evento perché abbiamo richieste di partecipazione in grande numero, e dei circa 400 partecipanti più della metà venivano dai collegi campani. E poi un altro evento, questo lo voglio sottolineare perché l'ho vissuto personalmente, a Milano il 3 ottobre, in occasione della permanenza del nostro collegio all'Expo, alla Galleria Meraviglie, organizzato un evento dal tema Umberto Nobile, un irpino tra gli acciai polari, ricevendo dei complimenti dai colleghi di Milano e dal suo presidente, che mi ha chiesto la gentilezza di passargli il numero di telefono del professore che ha parlato degli acciai, perché lo vuole riproporre. Immaginate un piccolo collegio come noi, con 1.000 iscritti,
ci siamo proposti anche a Milano, che poi a Milano degli eventi solo una decina di collegi in Italia li hanno fatti. Quindi noi portiamo il nome del collegio di Avellino in giro per l'Italia. E quindi chiudiamo il 2015 in bellezza, ovviamente, ricordando un grande presidente, Enrico, nominando senatore i colleghi che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione al collegio, consegnando una targa d'oro, premiando i colleghi che hanno raggiunto i 35 anni di iscrizione, presentando i nuovi iscritti nell'ultimo biennio, consegnando loro un attestato, e infine dovremo parlare, speriamo, di sviluppo del territorio, sperando che sia la volta buona che questo territorio infine si riavviva. Grazie e buon proseguimento. Inviterei il presidente e i consiglieri di Salerno e Caserta ad avvicinarsi, cioè le postazioni loro stanno qui in prima fila. Presidenti, non è un piacere quindi averli qui, ma tutti quanti i consiglieri. C'è stato un attimo di distrazione e ci siete sfuggiti. Ci siamo distanti. Ecco qua questa. Sei scusando il nostro presidente onorario. Dove sta? Romeo, batti avanti, noi ti vogliamo in prima fila con la signora vicina ad Angela. So che nutri un particolare interesse. Pure avanti, i primi due posti. Invece, in rappresentanza del Consiglio Nazionale Geometri, ci ha onorato la sua presenza il vicepresidente Antonio Benvenuti, che sicuramente vorrà illustrarci, tra le altre cose, le molteplici iniziative intraprese dal Consiglio o comunque di dire. Prego Antonio. Grazie dell'invito. Negli anni passati, anche sotto attacco, diciamo, no? Nel periodo 2010-2011 sembrava che le professioni fossero i mali di tutta dell'Italia, no? Per cui erano sempre sotto processo. In realtà poi questo non è avvenuto, sostanzialmente c'è stato un cambio di direzione. L'anno scorso a livello comunitario è stato pubblicato un parere della Comunità Europea con la quale si precisa che l'attività professionale è un'attività importante all'interno di una società, è un'attività intellettuale, quindi non si parla più di imprenditore della conoscenza. C'è una differenza abissale fra un imprenditore e un libero professionista, ma non lo dico nei termini negativi, lo dico per come stanno esattamente le cose. Un imprenditore è chiamato a rispettare il proprio contratto, la propria obbligazione. Un professionista non è chiamato solo a rispettare il proprio contratto, la propria obbligazione, ha dei principi etici ai quali deve fare profondamente riferimento, e senza questi principi etici non si può parlare di libera professione. Questo è stato, come dire, scritto in un documento della Comunità Europea, una specie di roadmap da qui al 2020 della Comunità Europea, e in questo documento, ovviamente piuttosto lungo, porterebbe via troppo tempo starlo a illustrare, ci sono alcuni pilastri. Questi pilastri sono i nostri della professione. Uno sono gli standard. In questo documento si dice che per eliminare quella simmetria informativa che c'è tra il professionista e il committente, occorre che le categorie professionali si dotino di uno standard. Ebbene, noi dal 1 gennaio 2013 che la categoria dei geometri ha un suo standard di qualità, per cui quello siamo già in regola. Un altro documento, un altro pilastro è il codice etico, l'ho appena accennato, quello ce l'abbiamo già, il codice etico, stiamo studiando di rivederlo e aggiornarlo sotto un profilo di natura internazionale. Del codice etico si parla anche a livello internazionale, ci sono 5 principi fondamentali, stiamo lavorando con il nostro ufficio legale per iniziare a buttare giù una bozza da poi discutere insieme a tutti i presidenti, a tutti i consiglieri di questo codice deontologico. La formazione per legge è diventata obbligatoria, e lì stiamo
lavorando, ma di questo ne vorrei parlare a parte, e poi ovviamente quell'attività disciplinare che è quella che controlla il codice etico. I fondamentali della libera professione sostanzialmente sono questi. Ho lasciato per ultimo forse l'aspetto più importante, per il quale vorrei però approfondire la tematica, che a livello comunitario per accedere alla professione è necessaria avere una laurea. Questo è un problema che ci siamo sempre posti a livello di categoria, ma ora è il momento in cui dobbiamo prendere atto di questa cosa, e noi già da 2 o 3 anni stiamo lavorando a questo progetto che ora sta prendendo le gambe, è già all'esame del Ministero della Pubblica Istruzione con il parere positivo del Ministro, i tecnici stanno studiando le carte, noi si spera che, se non a giorni a mesi, prenda corpo questo progetto. È un progetto di trasformazione completa della categoria. Sapete che noi abbiamo 6 accessi alla libera professione, 6 diversi accessi alla libera professione. Per ogni accesso c'è un EQF, EQF sono European Qualification Framework, sarebbe un numerino che contraddistingue la formazione scolastica. Se io vado in Germania e porto il mio diploma, loro attraverso questo numero riescono a capire il livello corrispondente in Germania. A livello professionale ancora non sono stati fatti questi accordi, a livello scolastico sì. Ognuno di questi accessi ha un suo EQF. Cosa vuol dire questo a parole povere? Che nel nostro albo possano accedere o il diplomato CAT, questo è stato sciolto, questa riserva da parte del Ministero, è roba di pochi mesi fa, proprio su nostra iniziativa, ma possono accedere anche coloro che hanno la laurea. Ecco, il diplomato è un EQF4, il laureato è un EQF6. Viceversa, io penso che in questa sala siamo tutti usciti dall'Istituto Tecnico per Geometri, abbiamo tutti lo stesso identico DNA. Se rimane questa situazione, da qui a 20 anni, 25 anni, nella nostra categoria ci saranno diverse figure, diverse conoscenze scientifiche. Questo non può andare bene a livello professionale. Questo non va bene perché noi come categoria, facendo autocritica, non abbiamo saputo costruire e richiedere alla parte politica un percorso voluto da noi, cosa che invece ora come Consiglio Nazionale stiamo facendo. Abbiamo fatto un progetto di laurea inquadrata nella L7, progetto di laurea che ha curriculum fissati, vuol dire che le università non possono cambiare. Sapete che con 328, io certe cose ovviamente le do anche per scontate, però è bene certe volte chiarirle. Con 328 ogni università ha la sua autonomia di fare i corsi di laurea che ritiene opportuno, ovviamente vincolati sotto certi perimetri, ma ha libertà di muoversi in questi corsi di laurea. Ecco, noi non vogliamo fare questo, perché non vogliamo che l'Università di Milano faccia un corso per geometri differente da quello di Napoli o da quello di Bologna. No, devono essere a curriculum fissati. Perché questo? Perché noi riteniamo che la nostra professione sia totalmente differente da quella dell'ingegnere e da quella dell'architetto. La nostra professione è unica, noi siamo, diciamo, la professione tecnica che più studia diritto, che ha quelle 3 materie fondamentali, professionali, esti, motopografia e costruzioni, per cui noi vogliamo costruire un profilo proprio del geometra, così come del resto era quando i geometri uscivano dall'Istituto Tecnico per Geometri. È uguale pari pari, solamente sono cresciute le esigenze, o forse le scuole sono tornate indietro, non so quale più delle due, però è ovvio che noi ci dobbiamo ammodernizzare. Allora, dicevo questo, in questo corso di laurea si prevede che i giovani che ci partecipano possano anche fare questi corsi di laurea previa apposite convenzioni presso gli istituti tecnici attualmente CAT, quindi si va a rispettare quella natura territoriale che abbiamo sempre avuto. Noi abbiamo avuto sempre istituti tecnici e li abbiamo in tutto il territorio nazionale, vogliamo continuare a rimanere sul territorio. Chiaramente questo sarà il futuro dei giovani, ma abbiamo pensato anche a coloro che sono nella categoria, per cui con questo progetto prevediamo anche dei percorsi del riconoscimento di crediti
agli attuali iscritti, perché noi vogliamo che nel giro di 20-25 anni, da quando parte questo progetto, tutta la categoria si possa, come dire, laureare e passare a un livello superiore. Per questa laurea abbiamo anche colmato l'errore del 328, sapete che con 328 un laureato in L7, L17, L21 e L23, che sono le lauree alle quali si accede anche alla categoria dei geometri, se va dall'ingegnere junior acquisisce più competenze, perché dalle nostre non acquisisce competenze, prende le competenze e diplomato. Questo è stato un errore fatto nel 2001, palese, e con questo lo abbiamo rimediato. Quindi con questa laurea, curriculum fissati, si acquisiscono anche le competenze dell'ingegnere junior. Su questo progetto ingegneri e architetti sono d'accordo, non hanno nessun tipo di problema, perché chiaramente noi facciamo la nostra strada, non andiamo a intersecarsi con le loro strade o a sovrapporsi alle loro strade, noi facciamo solo e soltanto la nostra strada, chiediamo più formazione sia per i ragazzi che devono entrare, ma per ora rimangono aperti tutti i percorsi rimangono aperti, e in più vogliamo trasformare gli attuali iscritti anche con la formazione continua, e ora vi spiegherò il perché, attraverso appunto la formazione continua. Ma ultimo elemento fondamentale che riteniamo che sia molto utile per le famiglie, abbiamo chiesto che questa laurea sia abilitante. Questo è importantissimo. Il ragazzo che esce fuori da questo corso di laurea deve sapere i fondamentali, deve essere già in grado di affrontare il mondo del lavoro, perché con questo corso di laurea noi ci impegniamo con i collegi provinciali a fare un tirocinio molto dettagliato, molto approfondito. Le materie che si andranno a insegnare le faremo noi, anzi alcuni dei nostri colleghi che sono fortemente specializzati in determinati settori, che lo vogliono fare, possano anche fare da insegnanti. L'esame di laurea sostanzialmente andrà a sostituire l'esame di abilitazione, e sarà molto simile, e nell'esame della commissione ci saranno ovviamente anche i geometri. Quindi un progetto importante all'esame del Ministero, speriamo che quanto prima questo possa essere licenziato e iniziare il percorso. Sostanzialmente come provvedimenti normativi non sono complicati, non è una legge, ma sono, uno è un DM e uno è un DPR. Per il DPR ovviamente ci vogliono parere delle commissioni, ci vuole qualche mese, ma non è roba di anni. Ecco, se si vuol fare nel giro di alcuni mesi si riesce a fare. Noi volevamo partire già un altro anno con questo progetto, non lo so, Maurizio è convinto che ci si riesca a farlo, speriamo di riuscirci, da settembre inizieremo. Abbiamo già iniziato alcune sperimentazioni che non sono sperimentazioni della laurea abilitante, ma è un altro percorso sul Collegio di Siena. C'è un grosso interesse anche nel mondo universitario, quindi comune per tutti, siamo stati contattati dall'associazione dei professori di topografia dell'università, che ci danno una mano per costruire il programma particolare specialistico di topografia nel corso di laurea. Di pari passo però, e qui mi ricollego a quello che mi raccontava Ezio di De Pandis, vogliamo far conoscere la nostra categoria, perché se non ci facciamo conoscere è difficile poi che le persone ci seguano. Abbiamo implementato e stiamo lavorando per migliorare ancora di più il progetto di GeoRentriamoci. Lo abbiamo migliorato quest'anno, abbiamo partecipato alla fiera di Verona, Job Orienta, ci sono stato un sacco di giovani, siamo riusciti a prendere i giovani e a portarli al nostro stand. Lì hanno visto le nostre attività, chiaramente rivolto a giovani, c'era un drone, c'era un laser scanner, c'era altra strumentazione, c'era il lavoro che ha fatto il nostro collega per il rilievo della Costa Concordia, c'era tutto il lavoro che stiamo facendo come geometri per la protezione civile, c'è stato un grosso interesse e una grossa attenzione e anche un grosso entusiasmo. Spesso non fa mai male l'entusiasmo su queste cose. Sulla formazione, le segretarie dei collegi chiaramente conoscono sicuramente bene il SINF, il programma si è elaborato da GeoWeb, stenta un pochino a decollare, non è ancora arrivato al 100%, speriamo di arrivarci quanto prima. Ecco, sulla formazione la prossima settimana, l'abbiamo già all'ordine del giorno, abbiamo un'importante convenzione, e forse saremo la prima categoria a fare una convenzione di questo tipo. Abbiamo fatto un accordo con l'Università Telematica, la Uni Nettuno, in forza della quale sarà possibile fare
formazione e crediti universitari. Il 137 ammette, questo articolo 7, permette questo tipo di attività, cioè tramite una convenzione è possibile nello stesso tempo fare formazione continua da una parte e da un'altra parte acquisire crediti formativi universitari. Ci sarà un elenco di esami, che poi sono gli esami tipici della laurea L7, tipici dei geometri. Ognuno di noi potrà acquisire un corso di esame, fare il suo corso di esame a distanza come lo fanno gli studenti, poi venire a Roma, oppure se si crea il polo universitario fatto presso la sede del collegio, dare l'esame. A questo punto acquisisce da una parte i crediti universitari e si comincia a fare il suo conto corrente dei crediti universitari, poi può decidere di fare cosa gli pare, dall'altra parte fa crediti formativi. Bene, fate conto, un esame di 8 crediti, in forza del nostro regolamento, 8x8, 64, con un esame universitario fa tutti i 3 anni di formazione. Il costo di un singolo esame, lo abbiamo portato, il costo normalmente 400 euro, l'abbiamo portato a 250 euro, quindi con 250 euro si fa un corso universitario, che penso sia la migliore formazione esistente, e si fa 3 anni praticamente di formazione continua. Quindi uno potrebbe fare anche un esame ogni anno, tranquillo, e poi magari nell'arco di 10 anni si ritrova un numero di crediti tali che arriva direttamente a sostenere la tesi di laurea, tranquillamente, perché nel nostro progetto gli attuali iscritti vengono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti. Per cui, partendo da 60 crediti, uno ne rimane 120 e se li ricostruisce a mano nell'arco degli anni, a seconda della propria disponibilità, e può arrivare anche lentamente a prendere la laurea. Questi esami chiaramente poi sono visti in prospettiva della nostra laurea abilitante, per cui uno può anche passare poi all'altra laurea oppure rimanere nella laurea così come è ora del 328. Secondo me questo è un progetto abbastanza importante, innovativo. Finalmente abbiamo trovato un'università che ci ha seguito nei ragionamenti, ci ha voluto parecchio, dal 2013 che ci siamo, alla fine lo abbiamo trovato. Però noi, il Consiglio Nazionale sta anche lavorando sul lavoro, perché se no è inutile fare promozione, fare nuovi percorsi, ma stiamo lavorando anche sul lavoro, e lì è un po' più dura, perché chiaramente risente anche della crisi economica che c'è. E abbiamo fatto l'anno scorso, no? Se ricordo bene, l'accordo con i notai per collaborare insieme, proprio nell'ottica della collaborazione, e qualche cosa in qualche provincia si sta muovendo. Abbiamo fatto recentemente, non l'abbiamo ancora pubblicizzata per via, ci siamo trovati d'accordo con l'istituto per fare il comunicato stampa, ma abbiamo fatto la convenzione con l'Istituto del Commercio Estero. Questa convenzione consente a uno straniero che viene in Italia su determinate tematiche di trovare riferimento nella categoria dei geometri. Ma non solo, siccome l'Istituto del Commercio Estero ha ricevuto in carica dalla Presidenza della Repubblica e dal Ministero delle Attività Produttive di studiare un progetto per vendere gli immobili pubblici, e quindi anche dei comuni, di tutti gli enti pubblici, stiamo collaborando per quell'attività che è tipica del geometra, quell'attività della due diligence, cioè di mettere in condizione il proprietario di poter vendere in tutta tranquillità l'immobile stesso. Stiamo lavorando per fare un'analoga convenzione con degli agenti immobiliari. Sapete che il mondo sta cambiando, no? Chi mai avrebbe pensato che le banche facessero l'agenzia di intermediazione immobiliare, che vendessero l'immobile? Qualcuno 10 anni fa che magari pensava di poter fare cosa sarebbe stato preso per pazzo per una cosa del genere. Ebbene, San Paolo e l'Unicredit hanno cominciato a fare questo tipo di attività, quindi anche gli agenti immobiliari si sono un po' svegliati dal loro orticello e si sono guardati intorno e hanno detto: sarà bene incominciare un po' a collaborare con qualcuno e fare un po' di attività. E per cui abbiamo i primi settori, abbiamo chiuso la convenzione con la Croce Rossa, a breve arriveranno le comunicazioni così come è arrivata quella del Demanio, e stiamo anche lavorando nel recepimento di una direttiva europea. L'anno scorso fu approvata una direttiva europea su mutui e entro il marzo del 2016
dovrà essere recepita questa direttiva. Stiamo lavorando per far diventare, e qui ci stiamo lavorando come rete delle professioni tecniche, tutti insieme. Stiamo lavorando per far diventare l'attività della valutazione dei collaterali, quindi nell'ambito dei mutui, un'attività riservata. Sapete che c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che per le attività riservate queste possono essere svolte dai professionisti o dalle società di professionisti, perché se no non si capisce bene per cosa sono state fatte le società di professionisti, e non dalle società commerciali. Capite bene che far diventare questa attività un'attività riservata, dove il mondo industriale è entrato in modo prepotente al suo interno, mettendoci poi da parte, vorrebbe dire riacquisire tutta un settore, un campo di lavoro notevole. Io ho fatto due conti così alla mano, vorrebbe dire riportare nel campo dell'attività professionale, anche per gioia delle casse, circa 80 milioni di euro come minimo. Quindi vedete, noi stiamo lavorando uno per far, come dire, consolidare il titolo di geometra, la nostra professione, e farla conoscere anche ai giovani, e nel contempo dare delle strade certe, fino a che negli istituti tecnici si domandavano, oggi spero non se lo domandino più, basta che abbiano letto la circolare del Ministero, se col CAT si poteva accedere alla professione. È chiaro che quei genitori come facevano a consigliare ai ragazzi di seguire quella strada? Quindi dobbiamo innanzitutto far conoscere la nostra categoria e con il progetto ci orientiamoci, e dobbiamo dare una strada certa, competenze certe alla nostra categoria, nel contempo non sottovalutare tutte quelle possibilità di portare lavoro ai colleghi, perché il lavoro poi in fin dei conti è quello che sorregge la categoria professionale. Se riteniamo di essere, come io penso, forse sono un po' presuntuoso, una categoria importante per la società, dobbiamo contribuire perché questa società possa crescere e svilupparsi e non rimanere chiusi nel proprio angolo. Grazie dell'attenzione e dell'invito. Grazie a Pier Antonio. Volevo salutare i colleghi di Napoli che ho visto entrare qualche minuto fa, e il sindaco di Montoro, Mario Bianchino, che ci ha onorato la presenza. Passerei la parola e lo spazio soprattutto al consigliere nazionale Enzio Piantedosi per parlare di fondi europei e poi coinvolgere il presidente della provincia Domenico Campacorte e i sindaci presenti. Prego Enzio, a te le parole. Sì. Grazie Fabrizio, buonasera a tutti. Prima di passare al tema dell'incontro, incontro che insomma è stato riscalettato nel momento in cui abbiamo avuto notizia che la presenza dei consiglieri regionali era in forze, sappiamo che probabilmente ne arriverà uno, quindi eventualmente approfitteremo della sua presenza per rivolgere qualche domanda sul ruolo che dovrà svolgere la regione nell'ambito dei fondi europei. Prima di questa presentazione, quindi prima di approfondire un po' questo argomento, ovviamente non posso esimermi dal ringraziare il Collegio dei Geometri di Avellino, il padrone di casa Gennaro Prevete, sapete che io più che colleghi di reputo amici, e quindi anche tutto il Consiglio, la signora Laura Matucci, ma soprattutto ringraziare tutti i colleghi che sono presenti qui. Sembrerà un fatto dovuto agli anni che passano per tutti, anche per me, ma vedo tante persone che purtroppo per il ruolo che adesso mi allontana un po' dalla provincia non riesco più a vedere con tanta frequenza, però il piacere di vedere tante facce amiche, tante persone con le quali abbiamo condiviso esperienze, anche confronti aspri, ma sempre nello spirito di fare qualcosa di positivo e soprattutto qualcosa a favore della categoria, non può che farmi piacere, ma soprattutto ovviamente il piacere anche essere qui per ricordare una persona cara, vedere i suoi familiari e salutare Valentina, salutare Michele, ma soprattutto avere la possibilità in questa vita che è sempre frenetica, no? Che ci prende, che ci distoglie anche da tanti valori, da tanti temi che meriterebbero molta più attenzione,
la possibilità, ecco, di ricordare questa persona che, come diceva Gennaro Prevede, come diceva Fabrizio, ma soprattutto, ecco, come avete avuto modo di conoscere tutti voi, è una persona che ha dato una svolta al nostro collegio, è una persona che ha fatto da riferimento, è una persona che con il suo modo di essere, con la sua serenità, ci ha lasciato dei punti fermi, ecco, grazie ai quali noi ci sentiamo il conforto e la forza che nasce dal sapere e dal conoscere le proprie capacità e i propri limiti. E questo è un grande vantaggio ed è un modo, ecco, ed è il presupposto per farci affrontare la nostra professione, ma anche il nostro quotidiano, con molta più serenità. Ed è la serenità che ci ha infuso l'amico Enrico De Pandis. Oggi approfondiremo, prima di passare poi la parola agli amministratori, quindi prima di passare, ecco, a quelli che sono poi coloro che ci rappresenteranno e che ci consentiranno di mettere a frutto e meglio quella che è la potenzialità che nasce dalla programmazione 2014-2020, il tema dei fondi europei. Sentissimo che noi abbiamo già vissuto due programmazioni dei fondi europei, l'ultima 2007-2013 e la precedente non consentivano ai liberi professionisti di essere, ecco, di poter usufruire di questi fondi europei. Quindi diciamo che fino al 2013 la nostra categoria, ma tutte le categorie professionali, avevano un interesse appunto professionale verso i fondi europei, ma non potevano avere un beneficio diretto come lo potevano avere altri operatori del mercato. E come accennava anche prima il vicepresidente Benvenuti, questa non equiparazione dei liberi professionisti ad un operatore, quindi ad un'impresa, perché noi non avevamo l'iscrizione alla Camera di Commercio, ci ha sempre penalizzati. E ecco, se il tecnico abbassa un po' le luci forse riescono a vedere meglio. Quindi ci teneva fuori dai finanziamenti, tant'è che il logo, questo omino con la G, che ovviamente non sta per Giovanni né Giacomo, ma per Geometra, che è stato ribattezzato nelle nostre attività di orientamento nelle scuole Piccirillo, questo omino ovviamente non aveva accesso ai fondi europei, cosa che era estremamente penalizzante e cosa che ovviamente ci teneva fuori da quello che può essere il giusto sussidio, il giusto contributo ad un'attività che oggi sapete che, a differenza di prima, non ci consente più di avere una posizione di mercato che era quasi una rendita di posizione, perché insomma eravamo protagonisti nel processo edilizio e in tutti gli altri processi che ci vedevano coinvolti come elemento determinante, ma ci vede adesso quasi come operatori in un mercato libero, quindi con i vantaggi e gli svantaggi. In Europa il ruolo dei professionisti è di tutto rispetto, vedete qualche numero, in Europa siamo 11 milioni che a livello di PIL producono 600 miliardi di euro di PIL all'anno, quindi i liberi professionisti ci sembrava giusto che non fossero esclusi dai finanziamenti europei, visto il loro contributo, che cosa che danno alla società e danno al PIL di ogni nazione. Cosa hanno fatto il Consiglio Nazionale dei Geometri e la Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri? Hanno cercato di promuovere attraverso l'ADEP, attraverso questa associazione che racchiude tutte le casse di previdenza, hanno portato avanti presso la Commissione Europea, attraverso un tavolo di confronto, che è questo Fostering the Business of Liberal Professions, che si è tenuto il 4 aprile 2014 a Bruxelles. Io rappresentavo la nostra categoria. Nell'ambito di questo tavolo, grazie anche all'allora vicepresidente della Commissione Europea Tajani, che cosa si è ottenuto? Senza non poche difficoltà, che questo piano di azione 2020, quindi questo piano di sostegno alle libere professioni, sancisse l'effettiva parità di trattamento tra i liberi professionisti e le piccole e medie imprese. In Europa SMI, in Italia PMI. Questo è stato un fatto importante, perché questa equiparazione ha consentito di superare questo gap che ci veniva sempre a danneggiare, che era quello che noi, a differenza delle piccole e medie imprese, non avevamo l'iscrizione alla Camera di Commercio. Quindi che cosa è successo? Che questa
definizione, quindi considerare impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica indipendentemente dalla forma giuridica, ci ha risolto questo problema il regolamento del 651/2014, e ovviamente ci ha aperto uno scenario enorme dal punto di vista personale, quindi dal punto di vista di operatori diretti, come se fossimo, ecco, consideriamoci titolari di impresa. Poi ecco, daremo anche quello che può essere il nostro interesse professionale verso i fondi europei, ma quella è altra cosa che ci vede protagonisti, ma comunque con un altro ruolo. E vedete qui in questa slide, scusatemi per i caratteri più piccoli, ma sono tante le sfere di azione. Ecco, noi abbiamo la possibilità di azione di sostegno per l'accesso al mercato, quindi per l'accesso al credito, e sapete tutti che viviamo un momento di grande difficoltà dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista della formazione, quindi da tutta una serie di attività per le quali prima non avevamo possibilità di contributi. Quindi adesso sto mino lo rivedete, ecco, sorridente, perché abbiamo finalmente ottenuto il nostro risultato. Cosa hanno fatto a valle di questo 9 aprile 2014 il Consiglio Nazionale e la Cassa dei Giovani? Abbiamo mandato una circolare a tutti i collegi per illustrare questa novità, circolare che contestualmente è stata mandata a tutti i presidenti delle giunte regionali, degli assessorati allo sviluppo economico, delle attività produttive, e abbiamo manifestato a queste realtà che cosa era avvenuto a livello europeo, quindi che cosa si poteva fare, e abbiamo cercato di sensibilizzare e di informare la nostra categoria. Stasera il mancato appuntamento con la tavola rotonda, mancato, parzialmente mancato, mi ha dato l'occasione anche per fornire, siamo in tanti, siamo in circa 200, quindi a tanti colleghi, ma soprattutto anche ai nostri ospiti, di fornire, ecco, queste indicazioni e queste, diciamo così, queste notizie che comunque possono essere di interesse. Il 14 ottobre abbiamo fatto un incontro per cercare di sensibilizzare la categoria, di individuare dei referenti, e abbiamo cominciato ad organizzare degli incontri con gli assessorati regionali. Perché? Perché ovviamente non essendo equiparati alle piccole e medie imprese, noi non siamo mai assurdi a componenti tavoli di partenariato che nascono negli assessorati regionali per definire la programmazione regionale di gestione del programma 2014-2020, e cioè prima era 2007-2013. Quindi abbiamo incontrato gli assessorati, abbiamo illustrato questa novità, in molti assessorati c'è stata grande sensibilità, siamo già partiti un bel po' di tempo fa con la presenza nel tavolo di partenariato. Scusatemi, in Campania sapete tutti, qui c'è il presidente della provincia, c'è il sindaco di Montoro, vedo anche il nostro caro collega sindaco di San Martino Valle Caudina, che saluto, il collega Ricci. Ecco, in Campania abbiamo avuto le vicissitudini dovute alle elezioni, e quindi diciamo che con gli assessorati presidente della regione Campania siamo riusciti ad interloquire meno, speriamo di farlo adesso che penso che la regione sia sostanzialmente ormai operativa. Che implicazioni ha, e qui vado un po' più velocemente, per noi liberi professionisti? Pensate, ecco, al settore della ricerca e dell'innovazione, è un settore che costituisce un intero asse del FESR, quindi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, ed è un settore nel quale noi possiamo avere accesso diretto ai finanziamenti, sempre che, ecco, la regione Campania equipari queste le piccole e medie imprese ai liberi professionisti. Io ho visto già che nel FESR approvato questa equiparazione c'è, quindi bisogna solo farla recepire nei bandi. Pensate, ecco, ai nuovi software, alle metodologie per la prevenzione e l'adeguamento del territorio, alle start-up, quindi a tutti i nostri giovani che potrebbero avere un finanziamento dedicato, come c'è per chi intraprende una nuova impresa, a tutte le attività di comunicazione e di promozione che oggi, ecco, sono a totale carico nostro e che invece potrebbero essere, se inserite nei bandi regionali, oggetto di contributo. Quali altre implicazioni? Sempre a livello personale. Noi col 137/2013 siamo stati assoggettati alla formazione professionale obbligatoria, lo sanno tutti, anche perché noi come Consiglio Nazionale avevamo cercato di escludere, visto che qui ci sono anche tanti senatori, quindi
quindi tanti colleghi con un'anzianità di servizio di tutto rispetto, avevamo eliminato, non avevamo inserito nell'obbligo formativo i colleghi che avessero raggiunto i 65 anni di età. Il Ministero non è stato di questo parere, quindi ha reso obbligatoria la formazione per tutti gli iscritti, così come per le piccole e medie imprese, e anche a seguito di questo obbligo che abbiamo noi di formazione, con il 137 possiamo attingere direttamente alle attività formative nei settori che sono previsti poi nei bandi, quindi nella programmazione, che riguardano l'ambiente, le energie rinnovabili. Quindi possiamo anche come collegi dei geometri, qui ho visto prima il presidente di Salerno, il collega presidente di Caserta, anche noi come collegi possiamo, se nella programmazione regionale facciamo inserire le associazioni di categoria e quindi anche i collegi nei soggetti che possono attuare il bando, possiamo attingere a finanziamenti per attività formative in questi settori che poi hanno grandi implicazioni professionali. Altre implicazioni che abbiamo riguardano lo sviluppo tecnologico, questo è un altro tema al quale è dedicato un intero asse della programmazione e che riguarda tutte attività che vedete sono di grande interesse, sono nuove, sono innovative, dal rilievo aerofotogrammetrico con i droni, dal monitoraggio ambientale attraverso i sensori integrati, attraverso l'acquisto di nuovo hardware, quindi il laser scanner, le stampanti 3D, nuovi software per la gestione del territorio, per le smart cities che hanno addirittura dedicato un ampio paragrafo a livello di programmazione europea e che noi potremmo trasporre nella nostra realtà. E poi ci sono le opportunità. Se ricordate prima, ho detto che noi abbiamo un doppio interesse, uno personale e quindi le implicazioni personali per quanto riguarda gli operatori, e opportunità che sono quelle che riguardano la nostra professione. Noi possiamo orientare i bandi comunitari sedendo a quel tavolo di partenariato a cui facevo cenno prima, per fare cosa? Per far sì che ci siano misure dedicate a queste attività, che sono attività che hanno un interesse diretto da parte nostra, che riguardano la prevenzione del rischio idrogeologico, il censimento e l'accatastamento degli immobili demaniali, la riqualificazione dei poli industriali, la sicurezza strutturale, l'accessibilità e l'automazione degli ambienti abitativi, visto che anche a livello di programmazione europea si parla molto anche di domotica. Quindi tutte opportunità che noi abbiamo grande interesse a sfruttare, abbiamo grande interesse a che servano tra l'altro non solo a noi liberi professionisti per un interesse diretto, ma anche per raggiungere obiettivi che rientrano nella programmazione europea. Possiamo orientare i bandi anche per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici, per quanto riguarda le bonifiche, le tecniche di riuso, l'ottimizzazione insomma di tutti i processi produttivi. Sono tutte opportunità alle quali noi possiamo accedere attraverso degli strumenti, gli strumenti diciamo che hanno un interesse di livello superiore sono quelli che riguardano i bandi comunitari diretti, e lì ci si può possiamo aderire attraverso però un intervento strutturato che debba riguardare, se noi ragioniamo a livello regionale, devono interessare tutti i professionisti della regione Campania, quindi bisognerebbe presentare a livello di collegi campani delle progettazioni per accedere direttamente ai bandi comunitari, ai bandi nazionali. Sapete che ne sono stati tirati fuori alcuni, l'ultimo è stato il POI, no? Che è stato emanato dal Ministero dal MISE, quindi dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che riguardava noi direttamente, e poi ci sono i bandi regionali che sono quelli che per noi hanno una implicazione diretta. Quindi le regioni, e questo proprio richiamandosi a quella definizione di piccola e media impresa, devono includere i liberi professionisti. La nostra regione è una regione che, come dicevo prima, è stata l'ultima ad avere alcuni piani, alcuni programmi approvati. L'ultimo la settimana scorsa è stato il FES, quindi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. A luglio era stato approvato l'FSE, speriamo che il PSR venga approvato per fine anno. Noi dobbiamo avere un ruolo attivo in questi processi, perché solo se abbiamo un ruolo attivo possiamo far sì che tutto il lavoro che è stato fatto a livello comunitario, che viene fatto a livello nazionale, poi possa essere recepito a livello regionale
che possa dare frutti e diciamo interessi e ritorno professionale e personale per tutti noi a livello locale. Noi abbiamo qui l'opportunità di trasferire questo cenno che è stato fatto sui fondi europei ai rappresentanti politici, che io invito al tavolo, quindi prego il Presidente della provincia ad accomodarsi, prego il Presidente di Montoro, prego il collega Sindaco Ricci, visto che abbiamo anche la sua presenza, approfitto per farlo sedere qui per avere per sentire la loro parola e il loro pensiero su quella che è una conoscenza che per quanto riguarda il collega Ricci già c'era, ma per quanto riguarda il Presidente della provincia e per quanto riguarda il Sindaco di Montoro non so se c'era, su quello che è il nostro mondo, su quelle che sono le potenzialità e soprattutto su quello che ecco, può nascere dopo questo incontro per creare eventualmente una sinergia tra istituzioni politiche e la nostra categoria che ecco, si apre sempre verso queste nuove realtà, si apre verso questi orizzonti con un interesse che è quello sì di poter avere un ritorno diciamo professionale di mercato, ma soprattutto perché se vengono sfruttati bene questi bandi, queste opportunità e queste risorse, ovviamente ne nasce un vantaggio, un beneficio per tutto il territorio e loro che amministrano il territorio sicuramente condivideranno con me questo pensiero. Concludo prima di passare la parola al Presidente, la invito al... No, prego, così... Prego, anche ai due sindaci, così... Invitiamo, avevo visto Pasquale Ricci, se c'è, viene anche lui, visto che è un sindaco collega di grande esperienza. E io concludo questo breve intervento richiamando anche le parole del nostro vicepresidente. Lui in un passaggio ha fatto cenno ad un qualche cosa che noi abbiamo recepito come mission a livello di Consiglio nazionale e che è nata dal pensiero di questo signore che molti di voi avranno già capito chi è. Vedete, questo signore aveva fatto della modestia, e ritorniamo anche adesso al pensiero su Enrico, e della serenità la sua ragione di essere e la sua forza. Questo signore sosteneva in parole molto semplici che il futuro, quindi tutto quello che ci aspetta, dipende soprattutto da quello che noi siamo in grado di fare oggi. E allora, come molti di voi, come quelli che hanno più esperienza o meno esperienza di me, sappiamo che nella vita, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista della famiglia, ma sia dal punto di vista sociale, tutto quello che facciamo oggi, se lo facciamo bene, ci garantisce un futuro. E noi, al di là dei personalismi e delle caratteristiche individuali, per i ruoli che svolgiamo a livello di Consiglio nazionale, di Cassa, Presidenti di Collegio, Consiglieri, ma anche noi come singoli professionisti, abbiamo questo dovere di capire oggi, di vivere oggi e di valutare oggi al meglio quali sono i presupposti da creare per avere un futuro. E noi tutto quello che stiamo facendo oggi, tutto quello che facciamo anche grazie a voi, alla vostra fiducia, al vostro supporto, lo facciamo anche pensando e diciamo metabolizzando quello che c'è dietro questa frase. Il personaggio che avete visto prima, l'avete conosciuto tutti, era il Mahatma Gandhi. Io passo la parola al Presidente della provincia e al Sindaco di Montoro e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, allora Presidente, entriamo un po' nel vivo degli argomenti. Sappiamo che il presidente Gambacorta è anche sindaco di Ariano, è al secondo mandato, quindi sicuramente avrà avuto un modo di avere un'esperienza diretta nella gestione dei fondi europei. Noi sappiamo anche che i sindaci hanno vissuto queste esperienze sia nella programmazione 2007-2013, ma anche in quella che si sta prospettando. Hanno avuto delle esperienze di difficile gestione, sindaco. Io vivo in una realtà piccola perché vivo e lavoro in un comune di 2500 abitanti, con la ciliegina sulla torta è stata l'accelerazione della spesa. Quindi nel doppio ruolo che ha il dottore Gambacorta di
sindaco di Agrario e di presidente della provincia. Ecco, noi nel manifestare questa disponibilità da parte della nostra categoria ad essere vicina alle istituzioni, ad avere un coinvolgimento diretto, ecco, le chiederei che visione ha di questa nuova programmazione, se ha avuto modo di prenderne coscienza, di averla approfondita, e soprattutto noi che geometri che viviamo giornalmente la difficoltà di un approccio con una burocrazia enorme. Quindi lei che amministra un comune comunque grande della provincia di Avellino, lei che svolge anche il ruolo di presidente, noi combattiamo con questa burocrazia e sappiamo che nella programmazione europea c'è stata grande attenzione alla sburocratizzazione, al miglioramento della capacità istituzionale ed amministrativa. Ecco, come lei vede queste prospettive, quindi che orientamento può darci, che apertura, che considerazione può fare in merito a questo, e soprattutto se la provincia, per quel che sa, può svolgere un ruolo di raccordo che noi pensiamo sia fondamentale tra gli enti locali e la regione, affinché i finanziamenti che arriveranno siano finanziamenti veramente strutturali, che diano possibilità di sviluppo concreto e duraturo per le nostre zone, sapendo bene come sono stati gestiti e purtroppo come non sempre, nonostante la buona volontà di amministratori e degli altri attori che si sono impegnati, ecco, come sono state impegnate queste risorse e purtroppo come non siamo riusciti a cogliere al meglio l'opportunità che ci è stata data nelle precedenti programmazioni. A lei la parola, sindaco presidente, e grazie per la presenza. Ma intanto grazie al Collegio dei Geometri, ai geometri laureati. Io ho tre consiglieri comunali che nella vita professionalmente fanno i geometri, li ho visti qui, li saluto tutti, così come saluto tutti gli aderenti al collegio. Non mi aspettavo questi numeri a quattro cifre, oltre 1000 iscritti al Collegio dei Geometri in provincia di Avellino. Insomma, evidentemente una categoria importante e potente. Devo dire la verità, insomma, noi non abbiamo vissuto, non l'ho vissuta né io né Mario, la fase della programmazione dell'accelerazione della spesa. Però mi metto nei panni, perché né io né Mario eravamo sindaci a gennaio del 2014, quando scadeva il bando che la Regione aveva prodotto per consentire non soltanto ai comuni, ma anche a una serie di altri soggetti riconosciuti dal pubblico ma di fatto privati, di presentare progetti sull'accelerazione della spesa. E capisco anche, diciamo, la psicologia di tanti sindaci, quali hanno detto: ma il progetto di sicuro me lo approvano sull'accelerazione della spesa, non faccio da tanti anni mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che era il nostro bancomat, il bancomat degli enti locali soprattutto negli anni 80 e parzialmente negli anni 90. Adesso presento questo progetto, che è quasi il progetto della vita, perché probabilmente non so se potrò avere in futuro un finanziamento del genere. E probabilmente tutti hanno dimenticato che questi progetti, almeno in parte, almeno una parte, quella diciamo di importo inferiore a 5 milioni di euro, questi progetti andavano completati e pagati soprattutto entro il 31 dicembre del 2015. Noi conosciamo bene quella che è la procedura di evidenza pubblica, non soltanto perché un progetto diventi esecutivo, ma soprattutto perché poi venga appaltato. Era abbastanza evidente che probabilmente si poteva puntare al massimo su progetti dell'importo di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro. È chiaro che quando si è trattato di progetti invece di importo superiore, noi siamo oggi nella fase in cui chiudere tutto entro il 31 dicembre, pagando naturalmente e quietanzando le imprese e i fornitori delle imprese, diventa abbastanza complicato. Stanno lavorando tutti, devo dire la verità, tutti i sindaci si stanno impegnando, perché questa non è una partita che riguarda la regione Campania, ma riguarda l'Italia. Più fondi riusciamo a rendicontare entro il 31 dicembre del 2015, più saremo in qualche modo capaci di evitare restituzioni all'Unione Europea di quelli che sono fondi, soprattutto che nelle regioni dell'obiettivo 1 sono fondamentali. Le regioni dell'obiettivo 1, come sapete, a parte la Campania, la Calabria,
e la Sicilia, anche la Puglia, e nell'obiettivo 1 sono tutte regioni che sono in ritardo fortissimo. E devo dire, per esempio, tutte queste quattro regioni hanno avuto politiche diverse sulla individuazione dei centri di spesa, dell'accelerazione della spesa. Molti hanno puntato più che sui grandi progetti, su progetti di filiera che fossero in qualche modo capaci di risolvere una volta un problema per tutto. Per esempio in Puglia si è puntato moltissimo su fognature e depurazione, perché tanti comuni della Puglia erano privi o del tutto o diciamo in larga parte, per esempio, di fognature e depurazione. Noi in Campania abbiamo probabilmente scelto interventi più a pioggia, facendoli partire dal basso. La regione raccoglieva quelle che erano indicazioni che venivano dai comuni, giusto o sbagliato che sia, questo è stato il risultato. Su che cosa io credo che dobbiamo puntare per il futuro, in modo che insomma siamo più chiari su questo, visto che oltretutto nel 2014-2020, e qui abbiamo già un ritardo di partenza di 2 anni, perciò poi ogni volta poi chiediamo le proroghe, chiediamo le deroghe e così via, io credo che dobbiamo puntare su progetti che sicuramente riguardano la qualità della vita, ma che riguardano soprattutto in qualche modo il rafforzamento dei sistemi produttivi. Se il sistema produttivo nelle zone interne della Campania in modo particolare non si rafforza, cioè se non ci sono adeguate aziende, se non ci sono aziende di produzione, se non ci sono aziende di servizi, l'occupazione dalle nostre parti sarà sempre sofferente. Allora è su questo che dobbiamo in modo particolare concentrare risorse. Io sento parlare da molto tempo delle grandi infrastrutture, e questo è giusto che la regione le faccia più o meno direttamente in collaborazione con l'ANAS, come sta facendo per esempio sulla variante di Grottaminata, anche questi lavori che si completano il 31 dicembre, o come ha cominciato finalmente a fare sulla Lioni-Grottaminata, un'altra strada che è fondamentale perché un pezzo di Irpinia sia collegata in qualche modo all'autostrada. Ma ripeto, il problema vero è concentrare sulla logistica, per esempio. C'è questa idea del polo della logistica in Valle Ufita. Io credo che questa idea debba in qualche modo essere rafforzata, così come è fondamentale, vedo qui il sindaco di San Martino Valle Caudina, che una volta per tutte si individui il soggetto giusto, il soggetto beneficiario dei finanziamenti che riguardano Piano d'Argine, il vicino, fino appunto alla Valle Caudina, immaginando che non sempre i consorzi ASI da questo punto di vista sono i soggetti più adatti per svolgere alcune attività. Ma io volevo cogliere l'occasione, perché oggi l'abbiamo presentato, vedo anche qui Mario Bianchino che è sempre diciamo molto attento, noi oggi abbiamo presentato come provincia un progetto che prescinde dai fondi europei e che, per darvi un'idea, mette in moto finanziamenti per 26,5 milioni di euro sull'edilizia scolastica, non proprio sull'edilizia scolastica, ma sui poli scolastici formativi, che sono una formula innovativa che va verso il rafforzamento non soltanto dell'edilizia scolastica, ma soprattutto di quella che io chiamerei formazione post-diploma, cioè di quella formazione più collegata all'alternanza scuola-lavoro. Voi pensate che su scuole innovative, il decreto dell'agosto scorso che ha pubblicato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, scuole innovative mette in moto 300 milioni di euro, sono essenzialmente fondi INAIL, per le scuole in tutta Italia. Alla Regione Campania il riparto ha fatto sì che arrivino 29 milioni di euro, quindi pensate che per le 5 province il governo mette a disposizione 29 milioni in Campania. Noi come provincia, come consiglio provinciale, abbiamo deliberato all'unanimità in sede di variazione di bilancio il 28 novembre scorso 26,5 milioni che saranno concentrati su 5 poli. Oggi abbiamo presentato il primo polo, che è quello che riguarda la formazione nel settore enologico, quindi il rafforzamento della scuola superiore importante, storica, come il De Santis, come il Francesco De Santis di Storia Grande di Avellino, intorno al quale nasce e si dà forza l'università, quindi la facoltà di enologia, non soltanto più la laurea specialistica ma anche la laurea magistrale e tutta una serie di corsi che consentiranno non soltanto ai ragazzi della provincia di Avellino, non soltanto ai ragazzi della Regione Campania, ma a ragazzi da tutta Italia, come già sta avvenendo, di venire a frequentare l'università ad Avellino.
è un investimento di 8 milioni di euro, abbiamo l'obbligo di pubblicare la gara di appalto entro il 31 dicembre, a questo investimento si aggiungono 4 poli che noi abbiamo individuato nel settore conciario, appunto nella zona fra Montoro e Solofra, nel settore alberghiero turistico nella zona della Valle dell'Ufita, nel settore della musica a Gesualdo, perché insomma a Gesualdo c'è una proprietà della provincia molto importante che è il Castello di Gesualdo, parzialmente di proprietà della provincia, parzialmente del comune, che naturalmente è il luogo deputato per quello che riguarda la formazione musicale. E infine in Altirchini abbiamo puntato su un polo delle energie rinnovabili, o meglio ancora su un polo della green economy, della formazione nel settore del risparmio energetico, della manutenzione di impianti eolici, di impianti fotovoltaici, che insomma a mio avviso consentono, soprattutto ecco, in collaborazione con le aziende, ma anche con il mondo delle professioni, quindi i geometri innanzitutto, di formare persone, giovani, ragazzi, che possono trovare in questo settore, delle potenzialità di occupazione. Io credo che come provincia abbiamo dimostrato, rimettendo in campo queste risorse, che non si potevano utilizzare prima perché ci sono i patti di stabilità che sono un'assurdità, che è inutile spiegare per quanto ad un consesso così importante come quello di oggi, i patti di stabilità che poi alla fine determinano un rallentamento degli investimenti pubblici nei settori delle infrastrutture, e questo rallentamento ovviamente finisce per rallentare l'attività di tanti professionisti, non soltanto dei geometri, e ovviamente di tante imprese che hanno invece in questo momento un momento magico, perché poi in tutta la provincia di Avellino, ovunque e dappertutto ci sono cantieri e ci sono stati bandi e gare d'appalto molto importanti. Allora, per tutto questo io spero che non arriveremo a dicembre del 2022 con l'ansia che abbiamo oggi noi tutti di dover rendicontare, pagare, sperando che i vari tesorieri non chiudano le casse prima del 31 dicembre, perché insomma non capisco poi perché a Napoli il tesoriere, che è lo stesso dei nostri tesorieri locali, continua a lavorare fino al 31 e invece qui debbano chiudere prima. Ma insomma, io spero, c'è stato un intervento dell'ANCI, come tu sai, sull'Associazione Bancaria Italiana, perché sarebbe assurdo che poi il comune incassi le risorse e non possa pagare i suoi fornitori. Insomma, io spero che non si arrivi al 2022 con questa difficoltà finale, però ritengo che dovremo rivederci a breve, dopo questo momento diciamo emergenziale, per capire su che cosa dobbiamo puntare come provincia, anche in collaborazione con il popolo delle partite IVA, perché è giusto che i professionisti vengano più coinvolti nella fase di programmazione, ma anche nella fase di utilizzo di queste risorse. Grazie dell'invito di stasera. Grazie Presidente, grazie anche per l'apertura finale verso le libere professioni. Il Presidente sa che la nostra categoria, ma tutte le categorie professionali, sono sempre disponibili a dare il loro piccolo contributo a questi processi, anche perché poi sappiamo benissimo che un'opera, e qui ce lo insegnano i sindaci, ma ce lo insegnano un po' tutti, un'opera viene realizzata nei tempi e nei modi previsti solo se ben progettata, e quindi chi più di noi sa che bisogna fare una buona progettazione per avere buone possibilità di realizzare un'ottima opera, anche se, tornando all'accelerazione della spesa, i presupposti che ha creato l'accelerazione certamente non erano quelli di fare una buona progettazione. La parola al Sindaco Bianchino per affrontare i temi che sono stati lanciati nel prologo fatto da me, ed eventualmente collegarsi anche alle parole del Presidente. Prego Sindaco. Buonasera a tutti e grazie al Collegio dei Geometri per l'invito che mi ha rivolto, ma anche per aver organizzato questo importante e significativo incontro convegno sui fondi europei, sulla programmazione e su quale può essere anche il ruolo di questi professionisti, quindi dei geometri e dei geometri laureati, in questo contesto operativo dell'utilizzo di queste professionalità in un raccordo proficuo con le autonomie locali, con i comuni. Io voglio dare dal versante delle realtà che noi andiamo quotidianamente a registrare e a verificare nell'azione politica amministrativa che svolgiamo
quali sono gli elementi utili e le criticità che noi avvertiamo per quanto riguarda questo aspetto programmatorio sui fondi europei. Consentendomi un cenno breve sull'esperienza maturata, sulla fase, la programmazione che si va a chiudere, si avvia alla conclusione. Noi ci auguriamo che si avvii positivamente alla conclusione, perché si sta verificando, oltre quella che è la sua definizione letterale, accelerazione della spesa, una accelerazione nevrotica e forsennata, cioè un'accelerazione che deve rispondere a logiche, a tecniche, a regole, senza tener conto di una serie di fattori fondamentali che vanno a comporre un'opera a perfetta regola d'arte, innanzitutto, e che vanno a realizzare quello che era lo scopo, l'obiettivo e il programma inteso in senso compiuto dell'amministrazione comunale. Le perplessità restano su tutte e due gli elementi di riferimento, sia per quanto riguarda la corretta, regolare esecuzione di un'opera, sia per quanto riguarda questo aspetto, realizziamo fino in fondo quello che era il nostro intento. Questo per dire che nell'insieme, su una scala di valori da 1 a 10, sappiamo bene che la parte relativa ai tempi connessi a una serie di elementi cosiddetti burocratici, cioè adempimenti più o meno formali, che vanno dalla produzione degli atti, alle verifiche e ai controlli dei diversi livelli, alle verifiche che avvengono successivamente, alle forme che attengono a rapporti di verifica, peraltro tra le imprese e la stazione committente, noi arriviamo a 6 o 6 e mezzo, se non 7, e 3 per l'esecuzione dell'opera. Significa questo che per realizzare la parte veramente operativa che conduce alla conclusione dell'intervento, abbiamo tempi alquanto ristretti, mentre abbiamo tempi alquanto larghi per sviluppare una serie di azioni che complessivamente nella visione del cittadino o di chi guarda la soluzione delle cose, ai problemi e alla loro soluzione dall'esterno sembrano assurdi, inconcepibili e sicuramente da rivedere. Ecco perché noi parliamo sempre di semplificazione delle procedure, di un discorso più immediato e diretto che conduce alla soluzione dei problemi in una maniera visibile, non solamente perché è preposto con un compito di responsabilità la gestione di questi processi, ma anche per chi sta all'esterno e guarda con attenzione a quello che avviene nei palazzi del potere, per finalmente addivenire a una forma di collaborazione di intenti tra il cittadino, che poi è il fruitore di un intervento pubblico, e chi ha la responsabilità di realizzarlo. Credo che su questo siamo impegnati tutti allo stesso modo. Processo di semplificazione che significa risultati migliori e certezza per fare un'opera pubblica. Ora, per quanto riguarda i tempi, stiamo sicuramente profondendo il massimo sforzo, ma com'è possibile immaginare i fattori traumatici imprevedibili? Io questa mattina mi ero recato in provincia, intanto per, come dire, ringraziare il caro presidente Mimmo Campacotta per questa azione sicuramente lodevole e anche di grande respiro per lo sviluppo della nostra provincia, un respiro che contiene le sue radici non solamente nell'aspetto di crescita cosiddetta economica e sociale, ma anche, io aggiungerei, che poi l'apertura ai discorsi che vengono dopo, che sono le azioni di sviluppo di carattere culturale, che mi è piaciuta tantissimo, caro Presidente, cioè quello di individuare i poli di eccellenza della provincia, che sono poli di formazione universitaria, post-universitaria, ma anche a livello più conoscitivo ed accademico, in senso molto lato, non ristretto a quello che è la definizione universitaria della cinta muraria del Salernitano e di Fisciano. Ecco perché volevo congratularmi, lo faccio adesso, ma era molto pubblica e avvertita. Non mi è stato possibile, mi riallaccio perché c'è una correlazione con l'accelerazione della spesa, e i famosi imprevisti che nessuno può ponderare, perché sono stato impegnato tutta la giornata per motivi legati all'ordine pubblico, alla legalità e a situazioni che noi sindaci viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Questa notte a Montoro sono saltati ben 4 pullman del servizio di trasporto scolastico, saltati, cioè inceneriti, un piccolo avvertimento. Qualche giorno fa a Montoro è saltato un
escavatrice che sta, di un'impresa che sta facendo un lavoro importantissimo a proposito di accelerazione della spesa, che è l'intera rete idrica del comune, cioè un lavoro epocale, le scelte di qualità sul territorio. 20 giorni fa un altro escavatore che salta. Allora noi siamo di fronte a una situazione che deve preoccupare tutti, che ci deve vedere sempre più solidari come istituzioni, come soggetti sociali, come ordini professionali, perché è vero che viviamo una condizione anche difficile, complessa, di crisi, però è come lo sciame di api che si va a rivolgere dove intravede un minimo di miele sul quale, anziché avvicinare la società a crescere, a trarre dei benefici, si tende ad appropriarsi e a creare condizioni di oppressione su quell'area, su quella comunità civile, perché ci possa essere non solamente inquietudine, ma allo stesso tempo il peso di una rinuncia all'impegno civile. Questo è il rapporto tra chi è impegnato, chi vive l'azione pubblica e la necessità di vedere affermata la legalità. Questi sono i grossi temi che a mio avviso vengono prima delle altre azioni più specifiche che noi possiamo spiegare, possiamo criticare, possiamo commentare e che riguardano lo sviluppo e la programmazione. I geometri hanno sempre svolto, e questo l'ho verificato in tanti anni di attività professionale nella pubblica amministrazione, ma anche nell'impegno pubblico, politico, amministrativo, un ruolo importante, perché a questa categoria, se mi sia consentito, va ascritto il senso della concretezza. Il senso della concretezza era molto immediato nell'opera professionale dei geometri. Anche se questo lavoro, al quale poi si faceva ricorso per una sorta di necessità, perché di questa concretezza si avvertiva l'esigenza impellente in molti casi, come attività posta a valle dei processi, non tanto a monte, cioè nella fase dell'impostazione. Perché si pensava, poi dopo faccio solo una piccola riflessione su questo aspetto, che la parte a monte, cioè quella generale che doveva aprire i varchi a poi a fare le progettazioni, a fare le cose importanti e significative, potesse essere affidata ai soloni, a quelli che potevano immaginare la progettazione. E invece era qua che si andavano a registrare i ritardi, che si andavano a registrare le ansie, le attese snervanti delle amministrazioni, che si andavano a registrare poi le criticità legate a una serie di fattori che atterivano anche agli aspetti finanziari. Il soccorso che arrivava dalla categoria dei geometri era quello relativo al completamento in termini specifici, tecnico-funzionali delle pratiche. Ecco perché la vostra azione professionale è importantissima. Avveniva una sorta di ricorso, a cominciare dalle pratiche espropriative, perciò dicevo la parte a valle, per finire ai frazionamenti, a tutto ciò che doveva completare e concludere una serie di fattori che creavano criticità nell'azione amministrativa e vedevano molte volte soccombenti le amministrazioni perché c'erano delle aperture, delle falle su tutti questi fronti aperti e lasciati vuoti da quella che era la parte prevalente che doveva essere lasciata a quelli che potevano impostare un percorso programmatorio. Io dico che l'insieme ricompone in una maniera equilibrata, anche sapiente, il discorso del collegamento tra l'amministrazione e il professionista, e voi potete sicuramente in questo contesto svolgere un ruolo importante, un ruolo significativo. Noi nella programmazione che abbiamo davanti, io immagino, credo che è giusto che si parli, è giusto il riferimento che è stato fatto a logiche che poi non sono tradizionali, sono sempre attuali, che il coordinamento è un qualche cosa che risiede nella logica della necessità, del dialogo, della partecipazione, del coinvolgimento, e quindi ci deve essere necessariamente sul piano istituzionale. Se era riconosciuto come fatto di determinazione giuridica, io credo che oggi lo dobbiamo riconoscere come fatto di necessità per tutti i comuni, perché ci possa essere un raccordo fecondo e ci si possa intendere su che sviluppo noi vogliamo fare. Quindi è chiaro che io pure vedo la provincia ancora come soggetto, al di là di tutte le altre forme che noi possiamo immaginare e che in verità non è che stiamo dando risultati particolarmente validi a beneficio dei comuni delle autonomie locali. Non ne vedo, anche nel panorama, da quando
è nata negli anni 70 la discussione su un'idea di soppressione della provincia che potesse favorire la nascita di altre forme di aggregazione territoriale, ove queste forme aggregative si sono sviluppate, non è che abbiano dato risultati particolarmente eccellenti. Quello che vedo invece in riferimento al raccordo provinciale, noi abbiamo fatto questa bellissima esperienza che stiamo adesso inverando, realizzando, concretizzando progressivamente, sono le forme di aggregazione territoriale per i governi dei territori, e quindi la fusione che noi abbiamo fatto a Montoro, che sta dando risultati bellissimi, interessanti. Ecco perché sorge il problema di affermare la legalità, di creare quella coesione sociale a difesa rispetto a quelle che possono essere le insidie, che possono venire da settori equivoci, ma non solo nella nostra realtà, che peraltro è molto aperta dal punto di vista territoriale, quindi più esposta, ma per tutti i territori, laddove si muove c'è un certo dinamismo anche di carattere economico che crea, che suscita sviluppo e che deve necessariamente creare queste condizioni di difesa, questo cordone sanitario che noi possiamo riuscire a realizzare solamente se le autonomie locali, gli amministratori, ma anche il mondo delle associazioni, tutti quelli che sono impegnati sul fronte culturale, gli ordini professionali, riusciamo a fare fronte comune. Ma prima di partire è bene che io vi riporti questa esperienza che ho già vissuto anche come sindaco nel Montorese. Io ho cominciato a fare il sindaco nel 95 quando c'erano stati ben 7 omicidi sul mio territorio comunale, una situazione difficilissima. E i fatti di questi giorni mi fanno ricordare eventi tragici, perché non immaginavo che una comunità che si va a dotare, ad attrezzare complessivamente quei fattori necessari, come pure è stato detto, oggi i fattori sono quelli di migliorare la qualità della vita e quella di robustire il tessuto produttivo, sono necessarie queste cose, più che altre piccole cose o interventi contingenti, sporadici, che attengono più a un'esigenza di carattere personale o pseudo-territoriale. Noi su questo dobbiamo cominciare a ragionare, a tenere insieme questi concetti e ragionare per area più vasta per quanto riguarda le condizioni dei progetti strategici che dobbiamo calare nella programmazione futura e poi i progetti specifici che devono trovare uno stretto raccordo con quelli strategici. Queste sono le due condizioni. Diversamente andremo a parlare di aspettative che non si vanno a coniugare con lo sviluppo complessivo e con una strategia complessiva che sia di tutti. Ecco perché ritorno al concetto del coordinamento, la provincia, il presidente della provincia, i sindaci e quindi la necessità di definire in un contesto complessivo queste azioni di sviluppo. I poli di eccellenza, caro Presidente, ritorno per un attimo su questo e ti voglio riportare in pieno il mio concetto, vanno anche a riaprire nell'intera provincia di Avellino, e finalmente vanno a riaprire il discorso della conoscenza rispetto alle attività produttive capaci di suscitare sviluppo vero. E perché questo elemento è significativo e importante? Perché il vecchio discorso della concezione dell'insegnamento universitario come fatto fisico e quindi di chiusura in un ambito che tocca una certa area territoriale, peraltro a stretto confine con noi, e che io non ho condiviso, perché l'università per sua definizione ha una sua fluidità, connotazione, radicamento sul territorio e deve essere capace di trasmettere la cultura e di fare in modo che riporta la conoscenza delle attività produttive per legarlo a quelle che sono le azioni della conoscenza. Diversamente è un qualche cosa di necessario ma che può essere sviluppato in un contesto diverso. E allora noi abbiamo a Montoro un riconoscimento, ma non è solamente il mio comune, perché non sono per formazione e per cultura campanilista, né immaginerei mai di chiudermi in una logica di territorio. Noi abbiamo il distretto industriale, che è il territorio di Montoro, Solofra, Serino, quindi un bacino di 35, 40, circa 50.000 abitanti, vi superiamo anche, a portare anche i giovani rispetto a questo settore all'avanguardia, a partire dal design, per finire a forme anche di alta moda, di qualificazione, a livello di mercato globale, regionale e nazionale, come pure è stato detto, per questi poli di eccellenza. E quindi ci siamo candidati in questo contesto, con una struttura bellissima, di grande interesse, di grande valore storico, artistico, architettonico,
che può ospitare questo polo di eccellenza e che può essere non solamente di respiro territoriale, distrettuale, ma di grande attrazione anche a livello regionale. Io voglio concludere questa mia riflessione ritenendo che il vostro lavoro, la vostra opera professionale, può avere un raccordo con l'azione programmatoria. Nella misura in cui noi riusciamo a specificare che la qualità degli interventi non è, come ho voluto fare prima, la distinzione tra i due livelli, ma non per creare una gerarchia delle conoscenze, ma per creare una forma di simbiosi, di collaborazione, di concorso a realizzare la progettualità. In questo contesto io penso che si possa partire con un'impostazione che sia equilibrata, che porta in termini produttivi il mondo delle professioni, quindi la vostra specifica competenza professionale che vi abbiamo sempre riconosciuto e che io ho avuto modo in particolare sempre di constatare come sindaco, ma anche nella mia attività lavorativa per tanti anni. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e anche un successo professionale per quanto riguarda. Grazie sindaco Bianchino. Il sindaco ha fatto dei riferimenti importanti, ma che ovviamente toccano noi come professionisti e come cittadini, ma li ha fatti anche collegandosi alle parole del presidente della provincia quando ha parlato di qualità della vita, e chi più di noi può tenere alla qualità della vita, perché ovviamente vive questo territorio, e soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento del sistema produttivo, perché è ovvio che se c'è un sistema produttivo che funziona, quindi si crea un processo virtuoso nel quale ovviamente nasce benessere per tutti, oltre che dal punto di vista proprio dell'interesse diretto, ma anche dal punto di vista sociale. Io saluto la dottoressa D'Amelio che ci ha raggiunti. Repole, mi scusi. Sì, la dottoressa Repole di Sant'Angelo dei Lombardi, si chiedo scusa, io non vivo in Alta Erpinia, quindi mi perdonerà per questo errore. Passiamo la parola adesso ad un collega, Pasquale Ricci, che riveste anche il ruolo di sindaco, anche lui sindaco di lungo corso al secondo mandato, quindi sicuramente ha vissuto esperienze nella gestione dei fondi europei, e soprattutto chiediamo a lui qualche considerazione su quelli che sono stati i temi che abbiamo proposto nell'esposizione relativa alla programmazione 2007-2013, quindi alle difficoltà e criticità vissute, ma soprattutto ecco, il suo punto di vista per quanto riguarda quelli che sono gli scenari che si possono aprire per la programmazione 2014-2020. Grazie Ezio, come segretario del Consiglio Nazionale dei Geometri, un saluto particolare al Presidente del Consiglio del Collegio, e mi va il ricordo a Enrico De Pandis, che è stato un esempio per tutti, e quindi anche alla famiglia di Enrico, che come collega e come geometra è stato per me un punto di riferimento negli anni. Io mi trovo stasera a questa tavola rotonda, per come è diventato quadrato, ma immeritatamente come oratore, quando io sono presente qui perché vengo a ritirare la mia targa di 35 anni di lunga esperienza di geometra, e quindi mi trovo incidentalmente nel dibattito, che comunque avrei partecipato perché di interesse politico e istituzionale, sui fondi europei, sull'accelerazione della spesa. Quindi il piacere di salutare il sindaco di Montorno, Mario Bianchini, che tra l'altro è stato lungamente segretario generale e direttore generale della provincia quando io facevo il consigliere provinciale, il presidente, che è un punto di riferimento. Il dibattito che è nato stamattina in provincia è stato sicuramente un dibattito utile sulla programmazione e sull'impostazione culturale, che è quella che si dovrà mettere in campo in questo settore per il futuro. E un saluto a Repoli, che è, come dire, collega sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, e sicuramente uno dei protagonisti, è stato già presidente della provincia negli anni 90, quindi sicuramente potrà dare il contributo necessario in questo momento. Ma sui fondi europei, la futura programmazione, che è quello che più da geometra dico in questo momento ci interessa, il grande lavoro che ha fatto il Consiglio Nazionale assieme alle altre categorie del riconoscimento europeo della categoria dei geometri, che prima erano escluse da tutte le forme di innovazione,
professionale, di richiesta di progettualità che potessero vedere sviluppata nel XXI secolo questa nostra professione, che per il passato e nel secolo scorso ha dimostrato di essere una grande professione. E la presenza, io ho il numero 136, quindi per dire la mia anzianità, poi ce ne sono 1000 dopo di me in provincia, ed è una categoria forte di professionisti qualificati che lavorano con grande zelo, grande capacità, grande impegno. E nell'accelerazione della spesa, i progetti, molti di questi progetti esecutivi che hanno potuto far sì che noi amministratori potessimo richiedere i finanziamenti nell'accelerazione della spesa, erano fatti da geometri di grande competenza, e tanti colleghi geometri sono responsabili dei procedimenti, unici dei procedimenti, se non tanti ancora sono anche responsabili di posizioni organizzative, perché nei comuni da tanti anni con categorie di 3, di 4 e così. Quindi il geometra professionalmente in questo settore, che è quello europeo, è molto competente. Quindi, come diceva precedentemente Mario Bianchino, anche nella programmazione è importante, perché sapendo bene come si fanno le cose, come si eseguono le cose, quando si programma si sa bene come programmare. E da qui i tavoli di concertazione per la fase di programmazione, le misure che stanno per uscire, le tante opportunità, sia sotto il settore che oggi ci interessa come categoria professionale, come geometri, e lì ci stanno tante opportunità, ma anche su quelle programmazioni che sono proprie per quello che verrà. Una cosa sappiamo, che per il fondo di coesione non ci sta più possibilità di fare progettualità sulle infrastrutture, non ci starà più, se non nelle aree dove ci stanno rischi idrogeologici. Quindi non si possono più progettare strade, sottostrutture e strutture. Quindi si dovrà ricercare la modalità di sviluppo del territorio, soprattutto sotto il profilo economico, finanziario, culturale. E qui non ricordo che la provincia di Avellino è l'unica provincia in Italia che ha 3 DOCG, l'unica. Alle grandi province d'Italia, il Piemonte, la Toscana, che hanno grandi vini, il Veneto, ne hanno uno, massimo due, noi ne teniamo 3, Taurasi, Fiano e Greco, e siamo la prima provincia d'Italia che ha 3 DOCG. E quindi allora, quando istituimmo il corso universitario gemellato con la facoltà di agraria, che è stato importantissimo, sono usciti il fiorfiore di giovani enologi da Avellino, hanno fatto specializzazione a Bordeaux o a Torino, e lì dobbiamo continuare sotto questo settore accademico importantissimo, perché la ricchezza e lo sviluppo economico di questo settore agronomico così importante come è la viticoltura e quindi l'enologia, dove c'è per noi una grande potenzialità, avendo 3 blasoni così importanti, lo dobbiamo continuare. E quindi fa molto piacere che il Presidente sposa a sé anche in queste difficoltà di ente province che viviamo nelle evoluzioni, se vogliamo, costituzionale, questa esigenza. È vero che il futuro probabilmente passa meno per le province e molto più per le unioni dei territori. Noi, molti di noi, ci sono già attrezzati, ci stiamo attrezzando, ne abbiamo fatto l'unione della città caudina, siamo 11 comuni, 60.000 abitanti, con grandi sforzi, però dobbiamo lottare con le burocrazie. Le burocrazie sarebbero, gli STS ci vedono da rotondi a mano calzati a noi della Valle Caudina, e non con la Valle Caudina, che è un territorio omogeneo sia economico, sia territoriale, sia paesaggistico, sia culturale. In più i piani di zona, e sappiamo la polemica, qualcuno che la legge, ci vede tra rotondi e Avellino città, e quindi con tutte le difficoltà. Questo è da mettere in campo. Sulla programmazione, Presidente, l'accelerazione della spesa è stato l'esempio di quello che non si deve fare in futuro. Non si deve fare assolutamente. I comuni erano pronti con le progettualità esecutive. Non si era speso niente entro il marzo 2013, né si era fatto niente. Esce una delibera di dover accelerare, cioè non avendo fatto niente per i 4 anni precedenti, acceleriamo. La delibera era di marzo, poi uscì un bando, se vi ricordate, sulle fognature, ve lo ricordate? Poi fu tolto quel bando sulle fognature, poi furono, come dire, fatte fare richieste diversamente. Siamo arrivati con tutta la documentazione in atto, inviata più volte, in più progettualità esecutive immediatamente candelabili, con dei decreti
febbraio 2014, novembre 2014, febbraio 2015, marzo 2015, i decreti. Poi dai decreti tutte le difficoltà che ci sono per le gare, perché poi c'è una legge, duro lex, senza lex, il diritto dei singoli che partecipano alle gare, l'autorità anticorruzione, l'annullamento delle stazioni appaltanti, vi ricordate, era stato prorogato fino al 30 novembre, al 30 novembre ore scadute, abbiamo avuto in questa fase di accelerazione difficoltà perché non abbiamo il CIG per poter lanciare affidamenti, e quindi poi la difficoltà, e qui lo dico anche da, assieme all'Ebre, ultimamente l'ANCI, io e lei siamo entrambi delegati nel consiglio direttivo dell'ANCI regionale a sostenere il mondo bancario e dei tesorieri, che non ci chiudono le tesorerie entro il 15, perché abbiamo fatto le richieste di pagamenti di queste prestazioni, ci sta il rischio che chiude il tesoriere e non possiamo rendicontare la spesa. In futuro tutto questo nell'individuale, e qui diceva bene Ezio, fare assieme anche ai giovani per quello che ci compete, per quello che sappiamo fare, sia come categoria ma sia come supporto professionale nell'indizione delle misure per l'attuazione. Con lo Stato c'è, tanti colleghi lavorano con lo Stato c'è, si fa tanto per accelerare le progettualità, poi sulle rendicontazioni, i livelli di controllo, diventa una burocrazia così faraginosa che molte volte si preferisce rinunciare alle progettazioni. Ora siamo alla fine del programma, dove si deve fare accelerazione della spesa, si deve spendere a tutti i costi, e chiedono delle carte che per il passato non andavano mai bene, ora vanno tutte bene. Quindi questo è. No, non è che hanno rinviato a gennaio, poi a gennaio è più sì, però non è, quindi diciamo che per il futuro, per il futuro, quello che dobbiamo risolvere diventa debito pure bilancio. No, ma il concetto, però il concetto è questo, che un amministratore mica la mattina va sul comune o nell'ente a fare il gioco delle tre carte. Noi facciamo gli amministratori, non è che ogni tanto ci arriva una lettera che ci dà un termine, poi ci dà un altro che ci chiede una cosa, poi dice firma qua, firma che se non paghi ti suicidi, va bene, firmo pure questo. Cioè, così è diventato da sindaco, te lo dico, di Ariano, il presidente della provincia, una settimana ci è arrivata una lettera dei soldi che poi finalmente dovremmo pagare, perché abbiamo seguito, dato in carico le prime fatturazioni, molti 50, il 60, il 70% dei fondi, i primi, fino ad oggi non ho preso soldi quasi nessuno. Io te li mando se tu poi li paghi per il 20, ma io dico ma mandameli prima, mandameli entro il 15, perché io posso dare al tesoriere di poterli pagare, ma non è che dici ognuno di noi è stato richiesto la sottoscrizione di firme le più disparate possibili. Detto questo, però diciamoci la verità, adesso non facciamo gli italiani che se la prendono con qualcun altro, queste norme erano note da luglio del 2006, da luglio del 2006 noi sapevamo che dovevamo quietanzare gli importi o delle imprese che avevano fatto i lavori o dei professionisti che avevano collaborato entro il 31 dicembre 2015. Ma boh, non è che dici. Ma non, Presidente, non è una competenza dei comuni questa. Non è una competenza dei comuni. Questa competenza programmatoria, sia sul FES, sia sul PSR, è della regione e delle norme, per come poi si sono evolute, le conosciamo tutti. Però diciamoci la verità, perché altrimenti. Ma non diciamo facciamo che alla regione dovremmo dare il merito comunque di aver fatto della carta strada. I primi bandi, come tu sai, per il parco progetti regionale giunto a Bessolino sono a febbraio 2007. Poi anche lì impiegarono un anno e mezzo per approvare i primi progetti, e poi impiegare un altro anno e mezzo per farci i decreti, e a ottobre del 2009 non avevamo un decreto in mano per fare la gara. Posso dire, intanto io oggi, l'attualità di oggi e all'attualità di oggi l'accelerazione della spesa e i problemi che teniamo, quello di Bassolino probabilmente allora furono fatti degli errori, ma non mi parve, non mi è parso che si è raggiunto una percentuale molto alta in quella sede di spesa, e non ci sono stati i problemi che stiamo vivendo in queste ore, che sono delle ore concitate. Avremmo sei mesi di proroga al 2009.
in parte, su alcuni settori, su, come oggi pure ci sta, però detto questo, voglio dire che sicuramente nel dovere, ed è interessante se si fosse sviluppata la tavola rotonda con i consiglieri regionali, che purtroppo sono assenti per motivi di consiglio regionale oggi a quest'ora per in coincidenza, come organizzare la futura programmazione da subito, perché in futuro non avvenga, sapendo che buona parte dei fondi li abbiamo già persi, perché sono tutti quelli che vanno sullo scivolamento dell'anno futuro, perché tutti quei fondi superiori a 5 milioni di euro, probabilmente quelli che scivoleranno saranno concessi anche sul finanziamento futuro, quindi meno sull'importo complessivo. Salvo poi in queste ore quello che mi è parso capire, che probabilmente si raggiungerà una proroga di queste rendicontazioni, probabilmente si è accennato, ma sicuramente parte dei fondi si sta lavorando seriamente di garantirli con i fondi PAC. Quindi è un modo di dover intervenire a sostegno, secondo me, di una programmazione affazzonata e frettolosa, perché non è possibile che ora la responsabilità è di chi, gli uffici tecnici comunali, i progettisti che hanno fatto i progetti, gli amministratori che cercano, come dire, questa penuria di finanziamenti per le tante cose di cui le comunità necessitano, che la responsabilità sarebbe degli amministratori che hanno, come dire, accettato i finanziamenti in ritardo. No, l'amministratore fa bene il suo lavoro, li accetta e poi vede come doverli eseguire nel tempo più veloce e più attuativo possibile, ma sapendo che gli ingranaggi burocratici da noi in Italia, i tanti fardelli burocratici e poi anche la necessità di garantire gli interessi e i diritti di tutti, perché nelle procedure espropriative, qui do la piena solidarietà al sindaco di Montoro per i tanti fatti criminali che avvengono, perché sono legati a interessi di chi opera sul territorio, e quindi ci stanno questi fatti, ahimè, incresciosi, che vanno da condannare. Però quando si fanno le gare d'appalto, ognuno e poi ha le sue esigenze giuridiche di far valere i propri diritti, e quindi la burocrazia perde tempo. Quindi con questo io saluto questo dibattito con grande favore, con la qualità e la capacità che i geometri stanno sempre tenendo in campo, e anche in questo momento particolare la tempistica di questo intervento è stata utilissima per sottolineare innanzitutto l'appropriazione della conoscenza di questi temi da parte della nostra categoria, che molte volte viene anche considerato come figli di un dio minore, la vecchia nostra disputa. E quindi sottolineiamo ancora una volta, non perché serve a noi, che i giovani stanno sul pezzo e ci sanno stare bene, ma soprattutto in questo momento di programmazione, che è un momento che parte con le misure che si apriranno dal 1 gennaio 2016, noi ci vogliamo essere e vogliamo stare nella partita. Grazie. Sì, grazie al collega Ricci. Avete sentito anche dal tono, dal pathos che metteva nel suo intervento il collega, quante difficoltà si vivono da amministratore soprattutto, ma anche da tecnico, perché poi ovviamente noi siamo l'anello debole della catena, perché tra le varie istituzioni e quindi tra i vari ping pong sulle responsabilità, sui tempi da rispettare, poi c'è il povero tecnico al quale, come diceva giustamente Pasquale Ricci, gli si chiede anche di fermare la propria condanna a morte perché è arrivata questa disposizione. Passo adesso la parola alla dottoressa Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo. La dottoressa è arrivata da poco. Dottoressa, noi abbiamo affrontato questa tavola rotonda penalizzata dalla mancata presenza dei consiglieri regionali, ma arricchita da interventi di assoluta qualità da parte di chi l'ha preceduta, perché si è trattato sempre di politici che hanno vissuto in prima persona questa programmazione dei fondi, che nel ruolo che hanno cercano di
dare il meglio e di sopperire al meglio quelle che sono le carenze programmatorie che abbiamo vissuto nel 2007-2013, ma soprattutto ecco, per cercare di impostare al meglio quella che è l'attività 2014-2020 con il contributo di questo attore che non vuole essere protagonista ma che vuole essere attore la cui voce può contribuire a far funzionare meglio la macchina, che è la nostra categoria professionale. Sappiamo che lei è stata sempre diciamo in prima linea, che ha sempre operato e ha svolto tanti ruoli a livello istituzionale, quindi chiediamo a lei qualche considerazione su quello scenario che va ad aprirsi per il 2014-2020 e quindi ecco, capire anche da lei le difficoltà che sono state vissute e che si vivono. Abbiamo parlato, detto e ridetto di questa semplificazione, di questa accelerazione della spesa, ma ecco, di avere anche il suo parere in merito al futuro che si prospetta nella gestione dei fondi europei. Allora, buonasera a tutti, io vi chiedo scusa per il ritardo, però ero impegnata in comune. E innanzitutto vi voglio ringraziare per questo invito, ringrazio il Presidente del Collegio, ma tutti i componenti, saluto tutti i più. Io di questo invito sono molto contenta e anche molto orgogliosa, e questo per due ragioni. Una, diciamo, come persona, ed un'altra come rappresentante, come sindaco di Sant'Angelo di Lombardia. Come persona, perché mio padre era un geometra che poi ha fatto un altro mestiere, perché dopo essersi diplomato ha fatto l'accademia e ha fatto, diciamo, una carriera raggiungendo il massimo come generale di corpo d'armata, però aveva frequentato un istituto per geometri secondo me prestigioso, quello di Melfi. E io lo scorso anno sono stata proprio in occasione di una commemorazione, perché sono solito in quella scuola commemorare i loro alunni più bravi anche negli anni, e ho verificato come tanta classe dirigente sia venuta fuori da un istituto come quello di Melfi. Questo significa che quando un corso scolastico viene fatto come deve essere fatto, poi le esperienze di vita sono sempre di alto livello. Quindi, diciamo, da un punto di vista personale sono contenta di essere qua oggi, ma dicevo, come cittadina di Sant'Angelo dei Lombardi, come sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, perché è una giornata di studio in ricordo di Enrico De Pandis. Ed Enrico, oltre che essere, voglio dire, mio amico personale, amico della mia famiglia, però diciamo era una persona, un professionista serio, che nella comunità si distingueva non solo per le doti professionali ma anche per la grande carica di umanità che lo riportava. E se il collegio dei geometri a cui lui apparteneva, di cui era stato presidente, lo ricorda dopo tanti anni, significa che appunto era, come lo percepiva la comunità, una persona di valore. Detto questo, io credo che sia stato già detto che i consiglieri regionali sono impegnati in consiglio regionale, per un consiglio anche complicato, difficile, però comunque porto anche appunto i saluti della Presidente D'Amelio, che ci teneva molto ad essere qua. Vengo al tema. Pasquale Ricci ha parlato molto di accelerazione della spesa e quindi di programmazione. Io mi voglio soffermare su tre cose. Prima di venire qua ho incontrato degli amici della Basilicata che hanno commissionato una ricerca sul livello della ricostruzione in Basilicata, quindi anche in Irpinia ed in Friuli. Vengono fuori dei dati interessanti, dei dati che bisognerebbe esaminare, dove alla fine, facendo anche il debito paragone, viene fuori che la ricostruzione in Irpinia è stata una ricostruzione di qualità. E se è stata una ricostruzione di qualità, e questo non volendo, voglio dire, nascondere che magari ci sono stati anche dei problemi, delle ombre, significa che i geometri, che all'epoca ebbero, diciamo, una parte importante nella ricostruzione, lavorarono bene. Certo, poi venendo al discorso accelerazione della spesa,
Pasquale Ricci ricordava quelli che sono i problemi che stiamo affrontando. Io però vorrei, da questa esperienza, che sicuramente per come se la si legge è un'esperienza complicata quella che hanno vissuto le amministrazioni locali, perché quando si accelera comunque, voglio dire, ci sono delle difficoltà, è stata un'opportunità che ci è stata offerta, sicuramente anche per colmare un ritardo che nella spesa precedente, però voglio dire l'abbiamo colta. Ci sono state delle una macchina organizzativa burocratica abbastanza ferraginosa, abbastanza complicata, però dobbiamo anche dire che sapevamo da tempo che avevamo delle scadenze, e qui ha ragione il presidente della provincia che saluto insieme a Mario Bianchi, perché le scadenze si sanno, quando poi arriviamo all'ultimo e vogliamo accelerare è chiaro che ci sono delle difficoltà. E noi dobbiamo imparare a rispettare il cronoprogramma che ci viene dato e ci diamo. Io personalmente qualche difficoltà ce l'ho, però devo dire che sono riuscita più o meno a rispettare i tempi. Come comune più o meno o siamo riusciti ad avere i fondi dalla regione. Indubbiamente abbiamo fatto anche una scelta semplice, perché abbiamo fatto la scelta di un'urbanizzazione primaria dell'acquedotto, quindi come però non nascondo le difficoltà, ma quello che mi interessa dire è che oggi noi dovremmo tutti insieme, a partire da chi ha il potere di decidere, quindi la regione, fare tesoro se ci sono state delle criticità, e nella programmazione dei fondi europei per questi prossimi anni fare tesoro e non sbagliare più. In questo momento quindi abbiamo la esigenza di avere dalla Regione Campania chiarezza, capire come si possono semplificare le cose, avere certezza dei tempi e metterci a noi nelle condizioni di sapere che cosa dobbiamo fare. Io sono d'accordo che bisogna programmare per un'idea complessiva di sviluppo, voglio accogliere tutte le indicazioni che dicono non più strade, non più questo, però sappiamo, abbiamo delle certezze, che cosa possiamo fare, come possiamo spendere i soldi, in quanto tempo, e soprattutto noi nel suggerire e loro nel fare tesoro, con una buona progettazione, e soprattutto noi diamo delle indicazioni a livello regionale che siano accolte nel semplificare le procedure, perché poi non si può nemmeno dire ai comuni, e qua anche ancora una volta sono d'accordo col presidente della provincia, noi dobbiamo presentare dei progetti precisi, puntuali, non dei pezzi di carta. Però ci debbono anche mettere nella condizione di fare questo, perché noi non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo imparare, secondo me, a togliere fra di noi il velo dell'ipocrisia. Quante volte si dice al comune dovete essere pronti, però poi non ti danno i soldi per le progettazioni e quindi noi siamo costretti a chiedere a qualche amico geometra, a qualche amico tecnico, progettate, ed è chiaro che il lavoro non è preciso. Che si faccia un fondo di rotazioni chiaro, preciso, sappiamo che possiamo avere questa possibilità, dopodiché noi faremo dei progetti fatti meglio, loro ci daranno delle indicazioni precise e io sono convinta che ci sono dei tecnici sul territorio capaci e competenti che potranno fare il loro mestiere. La verità è che nella confusione poi ognuno vuole, come dire, tirare il rein della propria parte e dire colpa dell'altro. Questo non va più bene, un territorio non cresce. Noi abbiamo questa possibilità di questi fondi europei, li dobbiamo cogliere fino in fondo. Ci sono pezzi di territorio che hanno la possibilità di concorrere a progetti particolari, vedi Altrepigna, progetto pilota, ma non è sufficiente per la crescita di un territorio, perché nessuno è oasi felice. Credo che la provincia, al di là del fatto che esisterà, non esisterà, insomma questo l'hanno deciso le leggi, finiranno a livello nazionale, finiranno di stabilire con regolamenti e quant'altro, ma adesso c'è, esiste, quindi secondo me può fare questo ruolo di coordinamento mettendo anche insieme le progettazioni che ci sono sul territorio, e credo che a questo punto anche i professionisti potranno lavorare e fare un buon servizio ai territori, perché ne abbiamo bisogno. Io mi fermo qua, il mio è solo un saluto, vi ripeto, ho fatto di tutto per esserci e sono molto contenta per le ragioni che dicevo all'inizio di essere qua. Grazie.
Grazie, grazie al sindaco Repole. La sintesi di questa interessante tavola rotonda, quindi grazie ai contributi del presidente Gambacorta, del sindaco Bianchino, del sindaco Ricci e del sindaco Repole, e che ecco, noi geometri siamo pragmatici per definizione e abbiamo capito che bisogna guardare avanti, come si diceva, come hanno detto i nostri rappresentanti istituzionali, bisogna fare tesoro delle criticità vissute che stiamo vivendo, degli errori commessi, spingendo, pungolando, sensibilizzando coloro che poi devono legiferare a fare che cosa? A creare norme che ci diano certezza dei tempi, che ci diano possibilità di fare buone progettazioni e che quindi mettano nelle condizioni tutti gli amministratori locali a cascata, a partire dal presidente della provincia ai sindaci, di poter fare delle buone progettazioni. Buone progettazioni per le quali noi manifestiamo la nostra disponibilità, ma soprattutto la nostra voglia di contribuire e soprattutto la nostra determinazione ad essere utili in questo processo, perché noi come professionisti e come geometri siamo radicati sul territorio, ma soprattutto siamo affezionati a questo territorio e sappiamo solo che se tutto funziona, se tutti svolgono al meglio il proprio compito, usciremo fuori da questa situazione di crisi, da questa situazione di stallo, e potremo valorizzare ancora meglio non solo le eccellenze citate dal collega Ricci nel settore enologico, ma tutte le eccellenze che abbiamo dal punto di vista paesaggistico, agricolo, culturale e turistico. Grazie ancora a chi è intervenuto, grazie al presidente Gambacorta, al sindaco Bianchino, al sindaco Repole e anche al collega sindaco Pasquale Ricci. Io chiuderei questa parte dell'intervento e passerei la parola al collega Fabrizio Marra. Vogliamo omaggiare, solo perché siamo maschi, è l'unica donna, la dottoressa Repole, con un omaggio floreale, se ce lo consentite. A voi. Grazie ancora a tutti per la presenza. Adesso diciamo passiamo alla fase un poco più attinente alla festa del Giorno del Pino, perché come dicevo dopo noi presenteremo i nuovi iscritti, premieremo i colleghi con 35 anni di iscrizione e a seguire i senatori del collegio. Però voglio salutare prima la famiglia Enrico De Pandis, la moglie Valentina e il figlio Michele, che è... Michele vuole fare un saluto, quindi passiamo la parola a Michele Pandis. Buonasera a tutti, non so se si sente, vedo tanta gente qui, sempre numerosa, quindi sono molto molto contento, orgoglioso, quale figlio di Enrico, di essere qua oggi. Quindi prima di tutto ringrazio ovviamente il collegio di Avellino, quindi della persona di Gennaro Preve, il presidente, di Fabrizio Marra, che ogni volta si prodiga e si spende per fare in modo che questa manifestazione sia sempre viva, con argomenti che di anno in anno sono sempre attuali e che quindi permettono di effettivamente focalizzare l'attenzione su tematiche importanti per la vostra professione in particolare. E ovviamente l'altro ringraziamento grande va a lei, la vera regista di tutto, vorrei darti un bacio qua davanti a tutti. Ovviamente ringrazio anche le autorità che sono qui oggi e che quindi ci hanno omaggiato della loro presenza. E piccola così nota da parte mia, penso anche di mia mamma. Niente, quando ho visto l'invito, no? Poi si ricollega a molte cose che avete detto anche voi oggi, ho letto diciamo così, Enrico De Pandis, presidente dal 2000 al 2004. E in effetti ci ho pensato, non è un periodo lunghissimo, soprattutto se visto così in un'ottica di lungo periodo. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente, diciamo, costruendo su questa cosa e anche costruendo sugli interventi che sono stati fatti, vediamo oggi un esempio in cui fondamentalmente in un tempo relativamente piccolo, dove si è programmato, perlomeno si aveva una visione concreta di quello che potesse essere il futuro per il Collegio di Avellino in primis e poi per la categoria,
diciamo così, avere comunque lasciare qualcosa che poi, diciamo, dopo 15 anni siamo ancora qui a parlarne, e quindi in effetti ricollegandovi appunto a quello che è stato detto oggi, invito e prego diciamo così le autorità a avere quindi una visione per cui magari tra 15 anni saremo qui a celebrare un programma che in effetti ha portato la provincia di Avellino, la regione Campania, a dei livelli, in effetti, come diceva sempre Enrico, non solo primi in ordine alfabetico, ma anche dal punto di vista di risultati. E ovviamente ai geometri che oggi sono qui, ho visto molti giovani, di crederci, perché appunto abbiamo visto un esempio di una persona che si è spesa e lavorando umilmente con dei valori è riuscita ad raggiungere determinati risultati. E quindi quello che dico a voi è: c'è un esempio, quindi lo possiamo rifare, e tutte le persone che oggi sono qui lo possono rifare, e quindi fra 15 anni parleremo di qualcosa di bello che avete creato. Quindi saluto a tutti e auguri anche per...